Ehi, tanta guagna per tutti ragazzi, bentornati al DG Guagna, le notizie più importanti della settimana. Cominciamo subito. Games with Gold di aprile, i giochi in pratica in regalo se siete abbonati a Xbox Live Gold su Xbox 360 e One. I giocatori One potranno avere The Witness e Assassin's Creed Syndicate questo mese, quindi mesi particolarmente corposo. The Witness è un open world completamente puzzle, uno dei giochi più belli di questa generazione, mentre Assassin's Creed Syndicate, insomma, lo sappiamo, ambientato all'epoca della Londra vittoriana, della rivoluzione industriale. Però se non l'avete giocato potete farlo su Xbox 360. Invece Cars 2 The Videogame, che è un giochino tranquillo, e Dead Space 2, altro capolavoro, secondo titolo della trilogia di Dead Space, inferiore leggermente al primo ma di gran lunga superiore al terzo. Per sapere quando potrete scaricare i giochi vi rimando alla news in descrizione. Una piccola notizia, un piccolo rumor: sembra che presto avremo le prime immagini o video di Medieval Remastered, annunciato alla scorsa PlayStation Experience e previsto per il 2018. Stando appunto a queste indiscrezioni, pare che i pre-order apriranno il 20 aprile, quindi forse già in questi giorni avremo magari i primi trailer o il primo trailer, visto che ancora non c'è stato. E sempre da questa indiscrezione sembra che Medieval Remastered non si limiterà alla rivisitazione del primo capitolo, ma anche a quella di Medieval 2, e io sarei assolutamente contentissimo. Niente Modern Warfare 2 Remastered, almeno per questa settimana. Il grande annuncio che doveva fare Activision si chiama The War Machine ed è il secondo DLC di Call of Duty World War 2, che uscirà il 10 aprile in esclusiva temporanea per PlayStation 4, a maggio uscirà anche su Xbox One e PC. Introdurrà tre mappe multiplayer, tra cui una in Egitto, che si chiamerà Egypt. Poi ci saranno anche le mappe Dunkirk e V2, ci sarà la nuova operazione Husky per la modalità guerra, e poi ci sarà The Shadowed Throne per la modalità nazi zombie. Questa settimana Ubisoft ha annunciato che Far Cry 3 Classic Edition sarà disponibile per tutti gli utenti dal 26 giugno su PlayStation 4 e Xbox One. Sarà compreso nel Season Pass di Far Cry 5, e in quel caso, se avete il Season Pass, lo potrete scaricare un mese prima. Però attenzione, puzzava la cosa che non ci fosse il gioco su PC, questa Classic Edition. Ubisoft ha fatto chiarezza, perché praticamente ha detto: questo non è una remaster, questo è un semplice porting, cioè il gioco è stato preso e messo sulle nuove console, non è stata fatta alcuna miglioria, quindi appunto non è una versione rimasterizzata, e per questo non arriverà su PC, in quanto rimarrebbe, è uguale, è quello, non è che c'è altro da fare. È stato annunciato questa settimana No Man's Sky Next, praticamente è il futuro di No Man's Sky, del gioco sviluppato da Hello Games. Arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i giocatori PS4 e PC, dove già c'è il gioco. Ma attenzione, è stato annunciato che No Man's Sky farà presto il suo esordio anche su Xbox One. No Man's Sky Next arriverà appunto anche su Xbox One entro il 2018, conterrà tutti gli aggiornamenti che sono già stati fatti, quindi ad esempio Atlas Rises, Foundation, Pathfinder, mi pare fossero questi tre, e quindi anche i giocatori Microsoft potranno provare l'ebbrezza di No Man's Sky. Non è ancora un gioco perfetto, per il momento non lo è mai stato, vedremo appunto cosa dirà questo aggiornamento Next. Altro piccolo aggiornamento, mi fa molto piacere tutto questo, perché è stato annunciato che Dragon Quest 11, Echi di un'era perduta, sarà lanciato anche in Europa, quindi anche in Italia, su PS4 e PC il prossimo 4 settembre. Io, ripeto, sono molto molto contento, perché lo aspettavo da tanto tempo. Purtroppo uscirà in un periodo ricchissimo di videogiochi, quindi non so se riuscirò a recuperarlo subito. Pare invece che non ci sarà una versione per Nintendo 3DS, che c'è in Giappone. La versione Switch invece è stata rinviata, quindi ancora non sappiamo quando uscirà. Chiudiamo con le notizie di questa settimana con i PlayStation Plus. Mese di aprile, come sempre, Mad Max e Trackmania Turbo sono i due titoli per PlayStation 4. Il primo è ispirato al mondo di Mad Max Fury Road, il grande film di George Miller di qualche anno fa. Trackmania Turbo invece è un simpatico gioco di corse arcade targato Ubisoft, altro protagonista di PlayStation Plus. Giocatelo e divertitevi, vi posso solo dire questo. Su PlayStation 3 troviamo In Space We Brawl e Toy Home, stendiamo un velo pietoso. Su PS Vita 99 Vidas, devo essere sincero, non l'ho mai sentito, e Qbert Rebooted, che lo proverò ma non mi dice nulla. Diciamo che i due titoli PS4 salvano la lineup PlayStation Plus,
ma su PS3 proprio c'è la desolazione più totale. Va bene ragazzi, le notizie si chiudono qui, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video.